Signori miei, ben ritrovati qui a Yharnam. Siamo seduti al falò. Il nostro re Cobain sta preparando la prossima mossa. Andiamo. Guardate quanto sono fichi i miei guanti nuovi. Mamma mia. Mamma mia. La roba bella, ragazzi, la si trova nei dungeon. C'è poco da fare. Questo intanto è morto male. Guarda che roba. E ho anche un'arma nuova. Ho comprato... Oddio, quello là è già pronto a farmi il culo. Ho comprato... La falce della morte. Ci sono delle iscrizioni sulla lama? Sì? Sì, sì. Oh, buono. Buono, buono, buono. Ha un bel moveset, soprattutto le trasformazioni. Guarda che roba. Mamma mia, signori. Spettacolo. Solo che sì, non è molto performante. E io andrei con la mia ascia più 10. Signori, la strada che in teoria dovremmo percorrere per non incappare in difficoltà ulteriori. Mamma mia, ma perché c'ha la... Porca troia, perché c'ha la falce magica quello? Ma si sono incazzati tutti. Mi è dato più difficile, non lo so. Improvvisamente. Comunque la strada che dovremmo percorrere in teoria non è questa, solo che io mamma mia, mi sono tutto sbrindellato di sangue. Sbrindellato. Comunque, signori, la zona che... in teoria non sta scritto da nessuna parte, perché il bello di questa tipologia di gioco è che vai dove vuoi. Poi dopo, insomma, valuta il giocatore se è una zona adatta in quel momento alle sue capacità, al suo livello. Qua c'è quella campana qui che va per le aree. E io sinceramente, invece che andare nella zona che in teoria presi nella mia prima run, preferisco cambiare un attimo. Oddio, questi sono bastardi come la merda. E venire qui a fare quel bel boss qua. Madonna, se sono duri. Comunque devo ancora capire se... No, non ci provare a puntarmi con quel coso, Devo ancora capire se... con i punti intuizione... Madonna, il danno che fanno. Via, via, scappa, scappa, scappa. Se con i punti intuizione alti... Mamma mia. Il gioco diventa più difficile. Perché questi fanno... Vabbè, fanno malissimo. New Game Plus. Ci sta. Ma anche quegli altri, quelli un po' più mongoli, sono veramente forti. Faccio anche un sacco di anime. Sono echi. E vabbè. Niente, signori, ho pensato di venire ad affrontare quella simpatia del vicario. Vediamo cosa ci dicono i consigli. Meraviglioso collaboratore. E lo facciamo con un... Non l'ho mai chiamata nella run normale. No, proviamo a farlo da soli. Se è troppo duro, chiamiamo l'aiutino. Il fatto che ho 90.000 echi mi tira anche un po' lo sbarasniaps. Allora, coltello avvelenato, avvelenarlo, non credo sia possibile. Carta del fulmine, ok, ce l'ho. Questi glieli proviamo, ma saranno una puttanata. Molotov ce le ho. Pastiglia. Vabbè, dai, vediamo. Vediamo il danno che gli facciamo. Sta qua prega, si fa i cazzi suoi. L'arma nuova non la uso, signori, perché è veramente, veramente improponibile adesso. Fa troppo poco danno, anche se ha un bel moveset. Questa me la riguardo, signori, perché l'ho vista solo una volta. Se magari si vede meglio il viso, Protegge sto cavolo di diadema, di collarino. Sembra quasi che...
sia quello a trasformarla, non lo so. Bella, bella ragazzina. Se volete presentare ai vostri genitori, anche belle manine, candide. Mamma mia, c'ha anche le unghie in fibra di carbonio, eh. No, un boss che nella mia prima run è caduto malamente, proprio demolito. Ma adesso sono proprio curioso di capire il danno che gli farò. Yeah. Pensavo peggio, sinceramente. Adesso mi metto la parte del fulmine. Questa è la fenda, ragazzi. Il fulmine. Cazzo, male. Vai. Bella lì. Merda, no. Mi curo. Un po' rallenta da paura. Faccio queste. Ma veramente non c'è un cazzo per la mossa. Via, scappa. Salto così. Beh, comunque hanno un sacco di HP, i boss. Veramente tanti. Dai, ricarica così. Falle male, falle male. Via, scappa, scappa, scappa. Cioè, 2500 gli ho fatto. Mi ha fatto un cazzo. Piace così? Scappa. Abbiamo appurato che... questo gioco. Comunque abbiamo appurato che... La scossa ti fa male. Cosa ha fatto? Non ho capito se ti sei curato. Via! Oh la madonna! Cura, cura! Non voglio avvicinare. No, prova questo. Sì, 162. Scappa. Oh no, potevo farle un bel riposto. Sì, abbiamo spinto. Porca troia. Quelle cagate qua la paro, voi. Sicuramente. Dai, testa. No, cazzo. Vai adesso. No, niente. Sì, OP, sono già morto a fare un carico di merda. Niente, dai ragazzi. Porca vacca. Oh, stavolta ti ho beccato, eh. Vai. Ottimo. Io che scappa, non so troppo. Troppo ciccionazzo. No, niente, dai, la finiamo così. Alla fine non è difficile neanche dire in classe. No, ragazzi, è una cagata. Se ci arriva ben preparati... è facilotto. Ciondolo d'oro, ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta, possiamo aprirci anche la porta che era chiusa per andare ai boschi maledetti. Esamina. Ce lo godiamo insieme, poi lo chiudiamo qui, lo facciamo più corto questo video. Che belli quei guanti qua che ho trovato nel dungeon. Mastro Willem, sono venuto a dirti addio. Questo me lo riguardo volentieri. Lo so. Ora hai intenzione di tradirmi? No, ma tu non mi darai ascolto. Ti ricordo di non scordare il nostro mondo. Siamo nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. E abbiamo pochissimi poligoni. I nostri occhi sono ancora chiusi,
temi il sangue latino. Ecco, intanto si è scollegato da internet, adesso uscirà. Quando mi cade la linea, non so se capita anche a voi ragazzi, cade il PlayStation Network, che cavolo è, mi esce dal gioco. Però adesso non è successo, forse è perché c'è il filmato. Per gli dei, Lorenz. Temilo. Vabbè. Bellissimo, quanto di bellissimo. Ecco, connessione alla rete interrotta, tornerà al menu principale, ragazzi, guarda che palle. Vabbè, signori, facciamo una cosa. Ci salutiamo qui, abbiamo spaccato il culo a questo boss. Quando vorranno mettere a posto queste puttanate, magari faranno un piacere a tutti, dato che non credo che succeda solo a me. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video con qualche altro spezzettone di Bloodborne e un altro boss. Alla prossima, ciao!